vi è un'ordinanza. Colpo di scena in Campania, aspettando la fase 2. Non è un film, ma un cambio di rotta dall'ordinanza pubblicata stanotte dalla Regione Campania. Il governatore Vincenzo De Luca fa dietro fronte e consente da lunedì 4 maggio con la fase 2 di passeggiare a tutte le ore, mentre solo la mattina dalle 6 alle 8.30 si potrà correre senza la mascherina. Un controordine è arrivato in meno di 24 ore dopo un confronto questa mattina con la task force e i rappresentanti delle Camere di Commercio della Campania per affrontare la questione della vendita con asporto. Diversamente da quanto previsto, da lunedì 4 maggio è stata decisa la riapertura all'attività dell'asporto per tutto il settore della ristorazione. Ci saranno delle regole da rispettare. In primis, il servizio dovrà essere svolto sulla base di prenotazioni telefoniche o online. Il banco vendita dovrà essere posto all'ingresso dell'esercizio commerciale. I gestori sono responsabili del distanziamento sociale ed anche di quello di eventuali rider per il delivery. È assolutamente obbligatorio l'uso da parte del personale di mascherine e guanti. Il mancato rispetto delle norme comporterà la chiusura per una settimana del locale. È un atto di fiducia sul senso di responsabilità di tutti, ha dichiarato il governatore Vincenzo De Luca. Rimane l'obbligo per ognuno di contribuire alla non diffusione dell'epidemia. Si farà alla fine della prossima settimana una verifica ed eventuali comportamenti errati potrebbero revocare le decisioni. Si è deciso inoltre, anche in conseguenza di quanto deciso questa mattina, di eliminare le fasce orarie in cui era consentita l'uscita dei cittadini. Rimane in vigore la fascia oraria tra le 6 e le 8.30 del mattino, che viene riservata a quanti intendano svolgere attività sportiva, anche con corsa veloce senza mascherina, rispettando comunque il distanziamento sociale. Per quanto riguarda la nautica, sono consentite le attività di manutenzione e rimessaggio ed anche la consegna delle imbarcazioni. Tutto coronato.